Oggi, al Teatro Impero di Brindisi, l'Avis Provinciale ha riunito i ragazzi delle terze medie delle scuole della provincia per un evento speciale dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Al centro dell'incontro, la presentazione del progetto Coltiva Rete, ideato dal vice sovrintendente della Polizia di Stato, Domenico Geracitano. Un'iniziativa che punta a sensibilizzare i giovani sui rischi legati a questi fenomeni e a promuovere un uso responsabile di Internet, considerato come un terreno da coltivare con attenzione e consapevolezza. Il nostro progetto è questo: intanto investire sui giovani. Noi ci siamo posti un problema, tutti siamo propensi a pensare che i giovani ormai siano un po' lontani da quello che è l'impegno di cittadinanza attiva, dell'impegno civile, e quello della rete che li attrae in maniera particolare è una delle problematiche che va affrontata. Ecco, noi siamo convinti che attraverso questo momento, che è una conferenza teatralizzata, che praticamente proposta da Domenico Geracitano, che è un poliziotto di Brescia, possa essere un momento per l'inizio di un confronto proprio su quello che può essere un impegno non soltanto per quello che sono i rischi della rete, ma quelle che possono essere delle proposte alternative di impegno all'interno di un progetto di volontariato, di impegno al dono e di attenzione appunto a quello che può essere appunto un percorso diverso da parte dei ragazzi e dei giovani. Che significa coltivare rete? Che cosa devono coltivare i ragazzi, ma non soltanto, ma anche gli adulti in questo mare magnum di Internet? Beh, credo che questo progetto abbia l'intento di far diventare ciascuno di noi dei contadini di quel terreno che è rappresentato dalla virtualità. Noi come Polizia di Stato, attraverso questo progetto, cerchiamo di costruire un progetto non fatto per i ragazzi, ma fatto insieme ai ragazzi. Infatti sul palcoscenico, al mio fianco, ci saranno questi ragazzi che abbiamo conosciuto nel mondo della scuola e che hanno coltivato le loro passioni. Ecco, proprio a partire dalla passione, che è, diciamo, quell'elemento che gli permette ai ragazzi di innamorarsi della vita. E allora noi cercheremo oggi di fargli capire che per amare la vita bisogna avere dentro di sé, ma anche condividere nella rete, quei tre ingredienti che sono fondamentali: l'educazione, perché l'educazione rappresenta la bellezza di quella grande opera che noi esseri umani abbiamo creato, e poi soprattutto la conoscenza è qualcosa che loro devono comprendere ogni volta che vanno a scuola, no? Capire che la conoscenza gli permetterà di proteggersi dalla prigionia dell'ignoranza, e poi crediamo che sia fondamentale avere quella bontà di rappresentare il buon esempio, perché a volte l'esempio vale più di mille parole. Ecco, questo sarà il nostro viaggio per prepararli ad usare Internet e a non essere usati. Quindi faremo questo viaggio nei due continenti virtuali, quello del mondo dei social e quello del mondo del gaming, e per far capire che oggi l'ignoranza ci porta a rovinare gli altri, ma anche a rovinare noi stessi attraverso quello che è il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, e soprattutto farli innamorare di quella grande opportunità che la rete ci dà: la costruzione della nostra identità digitale e quindi la coltivazione di una buona web reputation. Questo progetto, che è stato promosso da Avis in collaborazione con il mondo della scuola e anche con la Polizia di Stato, testimonia la grande sinergia che c'è tra la scuola e il contesto territoriale di riferimento, tra la scuola e le altre istituzioni, perché l'azione educativa è svolta non soltanto da noi, dal mondo della scuola, ma anche da tutti coloro che svolgono un ruolo nel processo educativo, e quindi famiglie, associazioni, volontariato, terzo settore. E questo progetto con l'Avis ci permette di affrontare queste tematiche del bullismo, del cyberbullismo, che ahimè sono in costante aumento al giorno d'oggi, soprattutto dopo il periodo pandemico. La pandemia ci ha mostrato i vantaggi delle tecnologie informatiche, i vantaggi degli strumenti digitali che sono a disposizione dei ragazzi, ma al tempo stesso ci ha mostrato anche le criticità, le problematiche, i disagi derivanti dall'uso distorto della rete, dall'uso che se ne fa in maniera inconsapevole, in maniera anomala, in maniera sbagliata. Ecco perché è importante sensibilizzare le coscienze dei ragazzi, dei nostri giovani, all'uso consapevole della rete, all'uso consapevole degli strumenti informatici a disposizione, proprio per prevenire questi fenomeni che al giorno d'oggi sono veramente in aumento, come ci
testimoniano i dati statistici, bullismo, cyberbullismo, utilizzo anomalo della rete. Quindi è veramente un progetto che si inserisce in questa direzione.